Sono passati 3 giorni e non c'è segno di emorragia o di infezione. Credo che possa andare a casa ormai. Ma dovrà riposare. 2 settimane almeno, d'accordo? Si riposerà, me ne occuperò io. Bene. Vado a preparare il carro. Andrew. Grazie. Nube che corre. Come ti senti? Meglio adesso che sono a casa mia. Così. Ecco. Vieni. Dottor Mike! Sally! È arrivato un telegramma. È di Daniel. Già. Dice che era diretto verso sud, sulla strada di Oldost, all'incirca 1 miglio fuori città, forse 2 miglia, insomma, diciamo un paio d'ore, quando all'improvviso gli era catturato l'uomo che le ha sparato. L'ha preso. Sì, ma non è tutto. È saltato fuori che quell'uomo è ricercato per l'omicidio di altri 3 medici della zona. Sua moglie è morta durante un'operazione a Denver. Per questo è impazzito e ha ucciso il dottore che l'aveva operata. Ha cominciato a vendicarsi su tutti i dottori del territorio. Sì, ma non abbia paura. Daniel l'ha preso. L'ha portato a Denver per il processo. E prima della fine della settimana sarà appeso a una corda. È bello vedere che si sente meglio, dottor Mike. La ringrazio, Lauren. Grazie per averci dato la notizia. Che bello essere di nuovo nel mio letto. Sento che potrei dormire per giorni. Puoi farlo, cara. Ti serve del riposo adesso. Sally. Ecco così. Sì, avanti. No, per favore. Michele. Cosa c'è? Oh, un incubo. Mi trovavo alla clinica e... Stai tranquilla. Stai tranquilla. È tutto finito, tutto finito. Nessuno ti farà del male. Nessuno ti farà del male.